È stato il concerto di musica barocca alle Sacre Spine nella Rosa, uno dei momenti conclusivi della visita pastorale del vescovo di Smuna Valve Angelo Spina alle comunità parrocchiali di Santa Maria della Tomba, San Domenico e Santa Maria di Nives. Ho trovato delle parrocchie vive che vogliono costruire una realtà ecclesiale unita e coesa con una particolare attenzione ai poveri, e questo è il bilancio tracciato proprio dal presule, anche se ha ricordato le grazie spirituali di una visita pastorale non si possono misurare con la logica umana. Il vescovo Spina ha inoltre rilanciato le cinque vie per il nuovo umanesimo che saranno oggetto del prossimo convegno ecclesiale nazionale che si terrà a Firenze. Per una chiesa viva, prosegue il prelato, bisogna declinare i seguenti verbi: uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare. Per portare questo annuncio del Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è morto e risorto, è una Chiesa che non può rimanere tra le mura, ma deve uscire. Questa Chiesa che esce poi deve stare sul territorio e quindi lo deve abitare in tutte le situazioni umane e sociali che ci sono. Però a questo deve fare anche uno sforzo, quello educativo, educare le nuove generazioni alla fede, educarsi alla fede, gli adulti, e quindi qui tutto un processo di catechesi e di formazione, e poi trasfigurare, cioè saper far vedere come nella storia e anche nelle nostre realtà parrocchiali ci sono dei segni che a volte non sembrano così grandi e appaganti, ma tutto può essere trasfigurato appunto dalla forza della grazia di Dio. Nella settimana di visita pastorale il vescovo ha incontrato e incoraggiato le varie realtà che operano nel centro storico cittadino, commercianti, associazioni culturali, profughi, gli anziani del centro sociale. Alla politica ha lanciato l'allarme sulla chiusura del punto nascita del Santissima Annunziata, sullo spopolamento e invecchiamento del territorio, sulle leggi fiscali che penalizzano gli esercenti. Dobbiamo cantare forte la speranza, costruirla senza fermarci, e lo dobbiamo fare oggi più che mai, e questo invece è il messaggio lanciato dal parroco delle tre comunità, Don Gilberto Squategui. Dobbiamo cantare forte alla speranza, costruirla senza mollare, senza fermarci, oggi più che mai, perché abbiamo ricevuto tanto e adesso dobbiamo farne tesoro. Ciliegina sulla torta della visita pastorale è stato il canto barocco. Si tratta di un evento unico nel quale la musica di epoca rinascimentale barocca torna nella grandiosità e nell'intimità degli spazi sacri che l'accoglievano. Il concerto è stato diretto dalla professoressa Maria Cristina Esposito e patrocinato dalla Scuola Popolare di Musica e dalla Cappella Musicale Panfiliana di Sulmona. Nella chiesa di Santa Maria della Tomba, direttamente da Bologna, si è esibita il soprano Alida Liva. Il tema, ispirato all'immagine della Mater Dolorosa, è frutto di un'accurata ricerca musicale che spazia dalla tradizione popolare a pagine di musica colta del 1600, secolo d'oro della ricerca spirituale attraverso la musica. I brani vocali, accompagnati dalla chitarra barocca di Pedro Alcacer, sono stati intervallati la lettura di pagine di autori antichi e contemporanei che esaltano la vita di Maria, mettendo nel risalto la semplicità quotidiana e l'importanza della scelta di abbandono alla volontà divina. Il desiderio era proprio anche quello di veramente di misurarsi con la dimensione proprio della preghiera e della fede, che è quella che poi ci risolleva, diciamo, dai momenti difficili.